ragazzi, il fatto è questo. Ce l'avete chiesto talmente in tanti che siamo qua apposta. I simpatici sproloqui, perché lo volete. Solo per voi, perché ce l'avete chiesto tutti, stronzi. Ciao, sono Sijon. E io sono Cincio. Quello del Cincio Show. Sì. Ognuno di noi completerà le storie dell'altro e poi verranno narrate con la nostra inderogabile dizione. Quindi quello che facciamo è chiederci a vicenda i vocaboli. Se non avete capito bene come, non preoccupatevi, lo capirete. Sì, vabbè, facendo. Cominciamo e basta, ok? Che già mi sono stufato. Ok, scusa. Voglio andare a casa. Scusa. Comincerò io quindi. Una professione. Maniscalco. Un paese. Il Honduras. Il aggettivo. Simbolico. Aggettivo. Radioattivo. Sostantivo. Pesce. Aggettivo. Sinuoso. Ho bisogno di un nome di persona, Cingius. Aldo. Mi serve un cibo. Kebab. Un altro cibo. Carbonara. Un altro aggettivo. Bruciato. Un avverbio. Precisamente. Sostantivo. Trattore. Aggettivo. Esagerato. Esclamazione. Oibo. Cibo. Sushi. Contenitore. Silos. Cibo. Ancora. Un altro cibo. Sì. Acciughe. Sostanza. Plasma. E un aggettivo? Ebreo. Un aggettivo. Disgustoso. Cibo. Quanto cibo c'è nella tua storia? Ci sarà un motivo. Mi è già venuta fame. Porcini. Parte del corpo. Il culo. Cibo. La raclette. E se non sapete che cosa sia, mettiamo un'immagine qua, tipo. Ok. In grande? Più grande? Più deve essere enorme. Più grande. Perché lì deve entrare già. Cioè, il singolo pixel. Parte del corpo. Plurale. Le spalle. Altro cibo, Cincio. Tanto cibo, non so più che cosa è. Tutti gli ingredienti del polo alle mandorle. Lo sa che si tratta del mio piatto preferito? Ne sono lieto. Quello che se vado al ristorante cinese ne mangio all'infinito. Già. Bene. Sostantivo. Microonde. Contenitore. Un astuccio, un contenitore. Aggettivo. Imperiale. Sostantivo. Capodoglio. Aggettivo superlativo. Morbidissimo. Ho finito. Ho bisogno che tu ti dissenti. Ah, sì, giusto. Con perché già non mi ricordavo le regole. La storia di oggi si intitola Volevo un gelato. Potete immaginare, io che faccio il maniscalco, quanti viaggi di lavoro mi tocca fare. Infatti il mese scorso mi trovavo a Il Honduras. Passeggiando per il centro trovai una gelateria simbolica che radioattiva sorpresa fu per me. L'insegna era molto invitante. C'era infatti un enorme disegno di un pesce e una scritta sinuosa che diceva: da Aldo, gelati di ogni genere, dal kebab alla carbonara. Sono i gelati più buoni del mondo. Il gelato alla carbonara deve essere una figata. A questo punto ero proprio bruciato. Mi ci fiondai dentro senza pensarci due volte. Quello che immagino fosse Aldo mi salutò precisamente dicendo: buongiorno a lei, benvenuto da Aldo. Solo gelato artigianale preparato secondo l'antica tradizione familiare. Preparo tutti i gelati esclusivamente con il trattore. Cosa? Come? E con gli ingredienti più esagerati. L'ho capito. Mi lasciai scappare un oibo, vedendo alle sue spalle non i soliti coni e coppette, ma sushi e silos. Aldo mi illustrò le sue ultime creazioni. Questa è la novità di oggi, smoothie di acciughe. Cazzo di schifo! Ma porca puttana! Vabbè, sento tutto il tuo DNA! Sei una merda! Smoothie di acciughe! Tenga! Sì, grazie. Beh, cazzo. Questa è la novità di oggi, smoothie di acciughe con scaglie di plasma. Non riuscirò mai a finire sta storia, mai. Mi creda, è un ebreo. Chi? Gelato. Ma chi è un ebreo? Sei te che hai detto aggettivo, è un ebreo. E che cazzo ne so io che frase fai? Torna a parlare il nostro protagonista. A dire il vero, preferirei qualcosa di più disgustoso. Non è che magari hai i porcini? Vidi il suo culo inclinarsi. A dire il vero, no. Ma provvederò a prepararlo per domani. Mi consenta di consigliarle una valida alternativa. Raclette fresca. L'ho raccolta io dall'orto. Io stesso con le mie spalle. Non mi convinse molto. Per andare sul sicuro, optai per un tradizionale pollo alle mandorle.
Aldo consentì, afferrò il suo microonde e lo immerse nell'astuccio di gelato. Non essendoci classici coni, mi lasciai convincere a provare la novità del mese. Vedrà, signore, non c'è niente di più imperiale del gelato sul capodoglio. Sul capodoglio, hai capito bene. Pagai il buon Aldo e andai via gustando questo curioso gelato. Era morbidissimo. E con questo siamo riusciti a concludere una storia, ops, gelataia assolutamente oscena. Cosa mi proponi oggi? Signor Sigion, allora no, è lei che mi deve proporre, per esempio, un sostantivo. Asola. Un altro sostantivo. Topo. Un aggettivo. Sudicio. Un'arma. Alabarda. Un'unità di misura. Newton metro. Una città. Bombay. Un animale. Nupupa. Un nome collettivo. Flotta. Sì. Funziona? Sì, sì. Gioioso. Gioioso lo metto come aggettivo. Ah, subito. Nome possibilmente straniero. Shigeru. Che cosa? Shigeru. Un animale. Grizzly. Un verbo. Smerdare. Una sostanza. Bus. Un altro verbo. Permeare. Un avverbio. Clamorosamente. Un altro verbo. Plastificare. Un mestiere. Lap dancer. Un numero. 7. Un animale. Scolopendra. Un altro mestiere. Addetto alle montagne russe. Giostraio facciamo. Giostraio. Dai, va bene. Sostantivo. Frullatore. Un avverbio. Con furia. Un altro verbo. Risorgere. Verbo. Fissare. Un altro verbo. Violentare. Un avverbio. Velocemente. Nazione. Cipro. Un aggettivo. Blando. Sostantivo. Sommergibile. Siamo a posto. Quest'oggi vi voglio narrare un'avventura senza precedenti. La rapina alla diligenza. Quindi faccia partire per favore la musica avventurosa del Far West. Era una mattina sudicia nel vecchio West. La diligenza diretta a Bombay avanzava con furia. I pochi giostrai a guardia del prezioso carico di frullatori non potevano sapere che a pochi newton al metro di distanza la banda di Shigeru il Grizzly Shigeru il Grizzly, che è un nome fantastico, devo dire. Shigeru il Grizzly. Beva. La banda di Shigeru il Grizzly attendeva pronta all'assalto. Arrivati alla gola dell'asola, un gigantesco topo venne fatto cadere sul sentiero, risorgendo il passo. Vabbè. L'attacco iniziò e 7 uomini armati di alabarda e cavalcando scolopendre si tenga i suoi fluidi, per favore. Molto bene, No, non è bene un cazzo. Si contenga, per favore. Abbiamo del pubblico giovane. A cavallo di scolopendre, si lanciarono al galoppo giù dalla collina. Non erano preparati a un attacco di quelle dimensioni. 7. L'unica possibilità era l'arma segreta, il sommergibile d'emergenza. Quando la flotta di nemici arrivò a portata, un'ondata di pus venne fissata sul sentiero. No beh, no, stavo... no! È perché mi entra l'acqua qua. Che schifo, chiudi! Non lo voglio mai più vedere. L'ondata di pus, cincio. Spacca. I bambini fanno così! È il mio tavolo, va bene? I banditi permearono clamorosamente per la pianura, smerdando animatamente. Il capo decise di farla finita in fretta e sguinzagliò l'upupa d'assedio. Che violentò contro il fianco della diligenza. Si vergogni. Cioè, nel senso, sì. Cavalieri a cavallo di scolopendre, upupe d'assedio, Shigeru il Grizzly, ma... Cioè... È una figata questa storia. Aprendo un varco, quindi ha violentato contro il fianco della diligenza e ha aperto un varco. Il prezioso carico fuoriuscì velocemente, mentre le guardie decisero di plastificarsi per salvarsi la vita. Sai, nel pus si plastifichi alla fine. E ricostruirsi una nuova vita come lap dancer a Cipro. Nessun carico sarebbe mai arrivato a destinazione. Il vecchio West è una terra gioiosa, dove solamente i blandi sopravvivono.
Niente, è finita così. La storia di tutto livello. Sì, devo dire di sì. Io spero che questa ulteriore schifezza vi sia piaciuta. Lo spero anch'io, perché non lo so. Non dimenticatevi che lunedì ne è già uscita una puntata di Simpatici Spronofi. Nel mio di canale, andate a vedermi, esatto. Lì che... lo trovate sulla i. Seguitemi, perché mi serve. Non dimenticate di lasciare un like se questa cosa vi sia sembrata una merda. Niente, fateci sapere se ne volete ancora, tanto ce lo direte comunque. Infatti, non ne avete mai abbastanza, siete come i drogati. Signori, ci vediamo settimana prossima per un altro contenuto senza senso. E non dimenticate di cliccare l'usel in fondo al video. Oh yes. Ciao amici, bella lì!